trattativa lunga anche con il discorso del Campobasso che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Michael Liguori è un giocatore del Padova. Sì, sì, è stata appunto una trattativa lunga, però alla fine è andata bene. Comunque dopo la situazione del Campobasso, diciamo, Padova per me era la situazione migliore, oltre comunque altre offerte da altre squadre, ma io ho sempre voluto venire qui comunque per il progetto e comunque so che abbiamo una bella squadra e lotteremo sicuramente per le prime posizioni. In realtà non è la trattativa che è stata lunga, tu hai detto sì praticamente, insomma l'accordo c'era, è che bisognava aspettare appunto che lì si sistemasse la situazione del Campobasso. Sì, sì, pure con il direttore aspettavamo che si sistemasse, niente, poi la trattativa sì, già c'era, l'accordo diciamo già c'era e niente, sono contento di star qui. Ti vuoi descrivere ai tifosi del Padova? Ah, bene, sono un esterno d'attacco. E niente, le mie qualità, beh, comunque puntare l'uomo, rientrare, tirare, e questo. Obiettivo, quanti gol quest'anno? No, l'anno scorso ne ho fatti 12, però sicuramente io ogni anno cerco di migliorarmi e di dare il meglio di me. Seguirò comunque la squadra, il mister e speriamo che andrà bene. Senti, è vero che comunque l'accordo di massima c'era, quindi comunque hai avuto la possibilità di seguire anche i tuoi nuovi compagni in questo precampionato. Non è stata proprio una bellissima estate da quel punto di vista. Che idea ti sei fatto? No, va bene. Comunque so che il mister è un lavoratore, i carichi sono alti, quindi diciamo che molte squadre poi comunque che diciamo nei campionati lottano al vertice non hanno fatto diciamo belle figure nei precampionati, quindi come si dice calcio d'agosto non ti conosco, quindi poi da sabato abbiamo subito la prima battaglia e dobbiamo dare il meglio di noi per portare subito i 3 punti. C'è questo gioco di Caneo di cui tutti parlano, no? Molto offensivo, che un po' mette voi nelle condizioni di fare un lavoro particolare che però poi mette in evidenza le vostre caratteristiche, vi porta a fare gol più spesso. Come ti stai trovando? Perché un po' sembra sia quello il punto che se ingranerete poi la strada potrebbe essere un po' più in discesa. Sì, sì, noi comunque siamo positivi. Il mister sì, comunque anche l'anno scorso con la Turris esprimeva un gioco veramente molto bello dove gli attaccanti si divertivano e quindi diciamo che quella è la nostra linea. Andiamo avanti e speriamo appunto che andrà tutto bene. Senti, ci racconti per quello che puoi quelle 2 settimane che hai vissuto quando tu stavi arrivando a Padova e sembrava fosse tutto fatto. Poi è arrivata la sentenza del Campobasso, in quelle settimane come hai vissuto e cosa hai fatto? Ti sei allenato da solo? Sei stato un po' qua in città? Sì, ti dico, le prime settimane diciamo mi sono allenato da solo perché comunque dovevo aspettare che il Campobasso tornasse in ritiro. Poi abbiamo iniziato il ritiro, prima a Benevento, poi a Rivisondoli. E niente, poi alla fine, come sappiamo tutti, è andata male e sono venuto qui. Tu sei un giocatore anche che sei partito al basso, hai fatto anche un po' di Serie B, anche se sei giovane. E queste esperienze anche cosa ti hanno insegnato? Cosa ti porti dietro? No, io comunque vengo da, diciamo, categorie minori, ecco, rispetto... L'anno scorso è stato il mio primo campionato di Lega Pro. E niente, mi porto comunque l'esperienza di categorie anche minori però che mi hanno fatto crescere e niente, ora sono qui a Padova e spero di fare meglio dell'anno scorso. Ti aspettavi l'anno scorso quello che si può, o è stata magari una sorpresa anche per te? Al primo anno di Serie C è stato subito così l'impatto, così decisivo, perché hai fatto anche tanti assist. Sì, sì, vabbè, io come ho già detto comunque sono un ragazzo a cui piace lavorare, mettersi sotto. Sì, comunque so le mie qualità, ne sono consapevole e vado avanti per la mia strada. Poi quello che succederà quest'anno non si sa, però continuerò a lavorare e a dare il meglio di me. È vero che ti volevano anche in Serie B oppure non c'è mai stata? No, sì, ci sono state un po' di offerte, però giustamente non si è trovato mai il compromesso giusto. E niente, però ora sto a Padova, penso a Padova, penso a fare bene qui e poi il futuro vedrà come andrà. Dopo le 2 finali perse, insomma qui c'è un po' di scoramento, no? Un po' di delusione.
il precampionato magari non ha aiutato a riaccendere l'entusiasmo, però insomma Padova parte per fare un campionato importante, anche se poi lo si fa un po' più sotto traccia rispetto agli anni scorsi in cui si partiva con l'obiettivo di vincere. Certo, no, bene, io comunque ripeto, vedendo la squadra c'è tanta qualità, tanti giocatori che comunque hanno fatto categorie superiori e che sanno comunque ciò che vogliono. Noi sicuramente lottiamo per le prime posizioni, per vincere sempre, perché Padova comunque è una società vincente, quindi questo sarà l'obiettivo. Secondo te ci vuole un po' più di tempo magari per assimilare il gioco di Caneo, che seguirà una settimana, però è probabile anche ci voglia tempo per capire bene quello che vuole l'allenatore? Sì, vabbè, ognuno diciamo ha i suoi tempi, ecco. Poi adagiarsi subito a un mister non è mai facile, comunque sono tante teste, tante diverse qualità, chi uno, chi l'altro, però noi, ti ripeto, lavoriamo e seguiamo il mister e faremo di tutto per iniziare subito al top. Credo che lui anche intendesse dire forse che bisogna chiedere e anche avere un po' più di pazienza forse quest'anno, proprio perché si è ripartiti con un mister particolare che chiede un gioco particolare. Sì, sicuramente, appunto, noi, come dicevo già, il mister è nuovo e faremo di tutto per seguire tutti ai minimi dettagli quello che ci dirà, e lo seguiremo sempre. Un'ultima cosa, fuori dal campo invece che ragazzo sei? No, io sono un ragazzo solare comunque che scherza, ride, però poi in campo quando c'è da lavorare si lavora. Vieni qua con la famiglia o sei da solo? No, sono da solo.